uno sguardo attento sulle prospettive di impiego delle risorse comunitarie presenti e future al fine di rilanciare la provincia più meridionale delle Marche. Questo è l'oggetto dell'incontro Il futuro dei fondi europei, opportunità per il Piceno, che si è svolto ieri pomeriggio nell'Aula Magna di Palazzo Van Nicola in Porto d'Ascoli, sede del distaccamento della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. L'incontro, moderato dal presidente del CLF di San Benedetto Gignazzi, ha visto la presenza del presidente della provincia Piero Celani, che ha ribadito l'importanza della formazione dell'università nel contesto temporale oggetto di dibattito e di discussione, il settennio 2014-2020, in cui le idee dovranno essere concrete e attuabili. Dopodiché è intervenuta la dottoressa Matilde Menicozzi, dirigente del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro della provincia, che ha esplicato le modalità d'uso del Fondo Sociale Europeo, figlio dei Trattati di Roma del 1957 e principale strumento finanziario dell'Unione volto a sostenere l'occupazione degli Stati membri. Non sono mancati relatori d'eccezione, ad esempio l'ingegner Bedini, direttore di Tecnomarche, e del professor Gianluca Gregori, preside della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona, assente giustificato all'incontro, ma che ha onorato comunque la sua partecipazione con un intervento telefonico. Il tratto di maggiore interesse dell'incontro è stato l'intervento dei ragazzi del corso di formazione in Europrogettista, che hanno esaminato i contesti 2007-2013-2014-2020, i bandi e gli interventi relativi alle imprese in settori fondamentali quali agricoltura, ambiente, ricerca, innovazione, formazione, pesca, cittadinanza, sistema imprenditoriale, cultura e turismo. Concludiamo segnalando il numeroso pubblico presente, formato da esponenti dell'associazionismo, docenti, studenti e giovani, quest'ultimi destinatari e portatori di questi progetti europei. Da menzionare anche il lavoro dei ragazzi del corso di formazione Hostess & Steward, organizzato dalla provincia, che si sono occupati impeccabilmente del servizio accoglienza.